Scoprire reperti di ville romane inaccessibili dalla terra ma visibili dal mare e ammirare altri siti più noti, raggiungibili come le terme o il castello di Baia. Il viaggio coast to coast dei Campi Flegrei riserva sorprese meravigliose, a volte inedite, altre volte famose. È un percorso che unisce il mare alla terra, l'ambiente all'archeologia e trasforma passeggiate estive in viaggi culturali che possono essere animati da un tuffo in acqua per ammirare i reperti archeologici subacquei e successivamente gustare piatti tipici locali. Gli itinerari sono diversi e sono promossi da operatori e cittadini impegnati da tempo nella valorizzazione dell'area. Il luogo di partenza è il porto di Baia, dal quale a seconda degli itinerari si parte alla volta della costa flegrea. A Baia l'estate 2014 riserva inoltre altre sorprese, programmati infatti una serie di incontri per raccontare sempre di più e meglio il patrimonio mondiale Campi Flegrei, un patrimonio molto conosciuto ma poco valorizzato, un territorio che potrebbe creare sviluppo e che sino ad oggi ha perso le numerose opportunità di cambiamento. In una direzione diversa di reale promozione delle risorse archeologiche e ambientali, si muovono associazioni come l'Anima di Napoli e il Circolo Sub Baia.